Eccoci per una breve panoramica del prodotto di oggi. Oggi parleremo del Video Capture by Amozo, a schermo il titolo del prodotto completo. Amozo ci propone due tipologie di prodotto in due colori diversi. Qui abbiamo la stessa tipologia, e fondamentalmente è una scheda di acquisizione. Nella scatola troveremo appunto una piccola scheda di acquisizione all'interno. Una presa HDMI femmina e un connettore a USB maschio di tipo A. All'interno della stessa confezione, questo è il modello grigio, all'interno della confezione avremo anche un adattatore OTG, semplicemente per collegare questo dispositivo a tutti quanti i device che sono sprovvisti della porta di tipo A, ma bensì della porta di tipo C. Quindi anche uno smartphone Android o un computer di nuova generazione. E all'interno sempre della confezione troveremo anche il user manual con tutte quante la spiegazione, diciamo in maniera impeccabile, purtroppo ovviamente soltanto in inglese, ma vedremo anche bene le specifiche, fate un attimo pausa per leggerle, e comunque dopo vedete già la schermata di OBS accesa, faremo delle prove insieme. Ora, vediamo un attimo anche per completezza le altre versioni del prodotto, tra cui una versione nera, sempre corredata di adattatore OTG per USB-C, e infine l'altra tipologia di prodotto che è paragonalmente uguale, l'unica cosa che cambia è appunto che invece di avere un USB di tipo A all'estremità, ha direttamente un'uscita di tipo C e ovviamente Amozo ci regala anche un adattatore inverso, quindi da tipo A a tipo C. Sostanzialmente queste sono tre schede di acquisizioni di uguali caratteristiche tecniche, in particolar modo per quanto riguarda l'ingresso, gestiscono da specifiche tecniche un ingresso per il massimo 4K fino a un'uscita massima di 1080p, quindi anche se voi avete una telecamera, una console che ha un'uscita in 4K, lui saprà gestirla e uscirla soltanto in 1080p, 60 frame per secondo. Una cosa interessante che non è menzionata da nessuna parte è la possibilità di collegare più schede di acquisizione al medesimo computer, al medesimo device. Questo ci permette, specialmente in ambito broadcasting, di utilizzare questi prodotti con più camere o comunque con più ingressi. Ora faremo una brevissima prova di settaggio con una telecamera. Proseguiamo quindi operativamente a collegare la nostra video capture con una fonte, quindi di segnale, una sorgente di segnale. Scegliamo la nostra video capture, io sceglierò casualmente questa qui. Il collegamento da fare è semplicemente collegare la video capture al computer che riconoscerà automaticamente la capture. In caso di problemi, bisogna soltanto attendere che il computer configuri la capture in sé. Però dovrebbe funzionare tutto quanto, almeno su Windows 10, senza installazione di programmi aggiuntivi o null'altro. Ora, colleghiamo la nostra sorgente con il cavo HDMI alla nostra video capture. Assicuriamoci che ovviamente la nostra sorgente sia attiva e sia pronta a mandare il segnale. Successivamente dobbiamo spostarci sul computer. Breve taglio. Eccoci all'interno di OBS con la nostra videocamera collegata al dispositivo di acquisizione. Innanzitutto, ovviamente, andiamo a scegliere la scena di riferimento, aggiungiamo una fonte. Quindi in questo caso andiamo a dispositivo di cattura video, chiamiamolo come vogliamo, in questo caso lascio il nome coerente, e direttamente nel nostro computer, nel caso in cui fosse come in questo caso un portatile, vi proporrà la camera integrata. Noi dovremo andarla a cambiare scegliendo USB 3.0 Capture. In questo momento il computer dovrebbe già di per sé recepire la telecamera.
ovviamente è tutto quanto in presa diretta. Se io agisco sulla telecamera, la telecamera manda direttamente il proprio segnale al computer. Se nel caso in cui dovesse riscontrare alcuni problemi, potete provare a disattivare il dispositivo, quindi riattivarlo, e se ancora riscontrate ulteriori problemi, potete continuare a modificare il tipo di risoluzione in personalizzato e andare quindi a impostare una risoluzione di 1920x1080, un FPS di corrispondenza 60 con formato video qualsiasi, spazio UV parziale predefinito, eccetera, eccetera. E in questo caso, io comunque vi consiglio di andare a mettere su dispositivo predefinito, perché è ovviamente la scelta ideale, specialmente se non siete esperti. Il dispositivo è anche compatibile all'aggiunta di più fonti. Ad esempio, tornando un attimo alla visualizzazione precedente, possiamo vedere che ho aggiunto semplicemente uno switch USB 3.0. Questa è una cosa molto importante. Andiamo a inserire una nuova scheda di acquisizione, sempre su quella di prima. Il computer la riconosce senza alcun problema e nel caso in cui dovessimo aggiungere una nuova fonte, quindi andiamo direttamente, tanto la procedura l'abbiamo vista prima, dispositivo di cattura video, lo chiamiamo anche in questo caso dispositivo di cattura video 3, e qui avremmo due dispositivi video capture. Un altro utilizzo molto comodo è il collegamento a uno smartphone Android. In particolar modo, per poterlo utilizzare, dovremmo installare un'applicazione terza chiamata USB Camera. Ce ne sono tantissime sul Play Store. Questa qui è quella che vi consiglio perché è la più immediata nell'utilizzo. Installata la nostra applicazione, andremo a utilizzare questa volta il video capture con l'USB-C dall'altro lato. Andiamo a collegare il nostro video capture all'entrata del cellulare e direttamente la nostra applicazione ci consiglia di aprire la nostra telecamera con il programma appena scaricato. In questo caso, ovviamente, dovremmo sempre utilizzare una fonte video, quindi andremo a collegare sempre la stessa telecamera al nostro telefono e il telefono ci avvisa, il programma ci ha appena avvisato che per rimuovere il dispositivo non basta come sul computer tirarlo semplicemente, ma va effettuata una procedura di rimozione sicura. Dobbiamo garantire tutte quante i permessi ed ecco qui che la nostra video capture funziona perfettamente, perfettamente con tutti i dispositivi presenti su Android. Per completezza vi faccio vedere dov'è la funzione di estrazione sicura del dispositivo. Si trova qui ai tre pallini alla prima opzione Safely Eject. Adesso è sicuro rimuovere la nostra video capture. Se sono stato utile con questa recensione, clicca su mi piace.